Oggi per noi è una giornata molto importante. Andiamo a inaugurare la nuova sede a Gonzaga a distanza di un anno dalla formazione del Comitato Locale di Suzzara e Gonzaga, da questa unione che ha formato la composizione di 200 volontari. È una giornata molto importante, ribadisco, andiamo a inaugurare oltre che la sede di Croce Rossa e Avis, sede di Gonzaga, anche il mezzo Opel Meriva e in più le tre biciclette Cletta che ci hanno donato la ditta Ecletta. La macchina che andremo a inaugurare oggi serve per il servizio emocomponenti, quindi sarà utilizzata in convenzione con l'ospedale di Suzzara per il trasporto di emocomponenti dall'ospedale di Suzzara all'ospedale di Mantova. Le tre biciclette verranno utilizzate per il primo soccorso, dove ci saranno delle gare, delle manifestazioni molto importanti, dove c'è un afflusso di gente molto importante, quindi le biciclette riescono a dare il primo soccorso prima dell'arrivo di un mezzo adeguato per il soccorso sanitario. Oggi, assieme alla nostra coinquilina, la Croce Rossa Italiana, inauguriamo le nostre nuove sedi. Come tutti i traslochi che si rispettino, c'è sempre un po' di amarezza nel lasciare la dimora che si è abitata per tanti anni. Credo tuttavia che la gioia di entrare in una nuova costruzione, che si è organizzata, arredata, sistemata con le proprie forze, trasformandola così da fredda costruzione a casa, sia decisamente più forte del rimpianto di lasciare quello che è stato il nostro passato e la nostra storia. Questa è la sede organizzativa, qui si ritrova il direttivo, vengono fatte le chiamate. Ecco, sono molto soddisfatto del fatto che siamo così vicini alle altre associazioni perché questo ci dà la possibilità di essere molto più visibili sul territorio. State diventando un'eccellenza sul nostro territorio, ognuno nella propria parte. E anche lo sforzo che come Suzzara abbiamo cercato di portare avanti, credo che anche qua Claudio abbia fatto lo stesso, è quello di cercare sempre di dare in prospettiva delle collocazioni stabili. Abbiamo ottenuto molto da avere un punto di riferimento anche all'interno del nostro comune. Punto di riferimento che non può più essere ovviamente quello della piazza, anche perché l'edificio poi è stato venduto, e quindi in questi nuovi spazi che vogliamo così anche considerare sia in relazione alla Croce Rossa che in relazione all'Avis che al punto prelievi come un punto di riferimento anche quasi sanitario per quello che è il territorio. Mi auguro che questa nuova sede sia per voi anche motivo di nuova collaborazione, perché è vero che abbiamo un edificio che ci accoglie e che vi accoglierà, ma innanzitutto ci sono le persone e la sinergia, la collaborazione tra le persone permettono di fare tanto. Sono i nostri volontari la parte determinante, il fulcro delle nostre associazioni. Quindi auguri a tutti e buon lavoro. Grazie. Ecco.